Se non credete alle gesta degli eroi leggendari del passato, se non foste devoti o se fate fatica a credere nei fenomeni soprannaturali, vi consiglio di seguire ciò che sto per raccontarvi, la storia di una persona che per molti può e dovrebbe essere santificato. Si tratta dell'allenatore della nazionale, e non parlo dell'Italia, ma del Potenza. Lui è Pasquale Arleo, l'uomo dei miracoli, sportivi ovviamente, almeno per ora. Per rispondere alle mie strane domande e curiosità, ho incontrato il mister per conoscerlo e per trascorrerci una giornata insieme. Non ti fai che un papa, la Ci incontriamo la mattina alle 10. Mister, buongiorno. Tutto a posto? Master Pe. Preso il primo caffè della giornata, ci dirigiamo, ma non più verso il campo. Sono infatti, a mia insaputa, cambiati i piani. Quindi mister, stamattina niente più seduta. Sì, sono cambiati i programmi. Il presidente ha detto, sai, siccome hanno intenzione di premiarci, mica puoi fare questo cambiamento repentino. Questo è considerato che siamo alla fine, insomma. E quindi dove stiamo andando adesso? Andiamo a Piazza Prefettura, lì ho appuntamento col presidente. Ci premieranno per la salvezza del Potenza. Qual è la giornata tipica del mister? Da pensionato mi alzo la mattina, faccio colazione, mi dedico alla visualizzazione dell'avversario, tutti gli highlights delle ultime 6 o 7 partite almeno, e poi lo studio dei calci piazzati. E chiaramente questo è un lavoro che faccio quotidianamente, che ripeto, e poi magari se qualche cosa non si funge la rivedo. Dopodiché dipende dagli allenamenti. Ultimamente ci siamo allenati moltissimo di mattina e solitamente torno a casa, mangio. Ho un nipotino, no, è la mia vita, quindi fino a quando... Quanti anni ha il nipotino? 6 anni e 4 mesi, il 17 dicembre è nato, quindi... Come me. Perfetto. Un numero che mi piace sempre di più. Da quando è nato lui è diventata la mia icona, perché il 17 giugno ho portato il Potenza in C1, ho salvato il Fisticci in Serie D il 17 giugno, il 17 gennaio ho fatto il mio esordio con il Picerno e ho vinto la partita a Potenza 0-2, per cui nessuno mi deve dire che il 17 porta male, perché... Non sembra così. Quanto è importante la famiglia, mister? Beh, per me è stato tutto, nel senso che ho messo sempre davanti la famiglia a eventuali voli pindarici da allenatore, sogni, perché dopo Benevento ho avuto anche attraverso richiesta la possibilità di andare fuori, perché per me i miei 3 figli sono stati sempre la parte più importante, e quindi ho dedicato molto tempo a loro e chiaramente a mia moglie che lavorava, e quindi con 3 figli sarebbe stata dura. Il sogno era allenare il Potenza, già avevo vinto 2 campionati con l'Invicta e con l'ASC, ma vincerlo con la curva che è dalla mia parte era il sogno della mia vita, e quindi l'ho realizzato, per cui per me potevo anche morire in quel momento lì. Non c'era più bisogno di altro. È stata una bella esperienza e soprattutto mi sono tolta una soddisfazione grossa, cioè quella di andare a fare il risultato a Benevento davanti a più di 10.000 spettatori. E ce lo ricordiamo bene. E so che ho reso felice tantissima gente. Ah sì? Ah, va bene, va bene. Troppo mi dispiace che anche un momento del genere, costruiti con tantissimi sacrifici, io non avevo né Emerson né Giosa. Arrivati in centro, ci imbattiamo in un clima di festa legato a un evento in particolare. Potenza come tappa ufficiale della corsa della torcia degli Special Olympics. La città infatti ha ospitato la fiamma dei giochi e alcuni dei suoi atleti. E tra l'intervento di un politico e quello di un altro, il nostro allenatore attende desolato in silenzio il suo turno. Special Olympics, lo straordinario lavoro che da anni... Noi, ma per impegni, come tu sai, pregressi, improcrastinabili... Ma finalmente, dopo tanti discorsi, arriva il momento tanto atteso. Il mister viene premiato dal comune di Potenza per il suo merito sportivo. Grazie mister! Forte applauso allora! Prenditi il giusto applauso
è il giusto merito per l'impresa fatta, perché trattasi proprio di impresa. Grazie mille, grazie. Dopo foto di rito. Mister, grande mister, aspetta. Il risparmio di solidarietà. Le azioni rubano spazio alle parole ed è bello che sia assolutamente così. Abbracci e saluti con amici. Interviste. Ma la musica ci mettiamo là. Non è Pasquale Arrè che salva Pippo Pezzo, ma è tutta la cittadinanza che ha voluto salvarsi. Mentre il nostro Pasquale Arleo viene ricoperto di affetto a destra e a sinistra, Peppo prendo una decisione. È il mio turno. Voglio fare anche io un'intervista. Voglio ascoltare il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata. Vorrei fare un'intervista augurare che questa fiamma che dimostra... Congedati i fan, parenti, amici e giornalisti, si va a festeggiare al bar con un altro caffè, bevuto ormai come se fosse un cicchetto. Nemmeno il tempo di un caffè e di veloci riflessioni su alcuni fatti accaduti che riguardano la squadra che il mister è costretto a rifare una delle interviste. E quindi abbiamo perso tutto l'auto. Oggi la Canon non va. Oggi la Canon non va. Rivai. Mister, buongiorno. Durante questi attimi mi viene in mente un qualcosa di bellissimo, il sogno di tutti i bimbi Arleo. Il mister che diventa commissario tecnico della nazionale. E ora come ora ne avremmo molto bisogno. Lasciamo la piazza per dirigerci in un tempio sacro del tifo potentino, vale a dire da Vito il mago del caffè. Dopo nemmeno mezz'ora il buon Arleo prende il terzo caffè della mattinata. Questo è il classico bar dove si fanno le migliori chiacchierate, dove si espongono le migliori menti, solitamente con un'età media elevata e dove vengono trovate tutte le soluzioni a tutti i problemi. Non possiamo soffrire ogni volta. Sempre vicino alla squadra. Giusto. Ma è di tipo fa. E poi, allora, andiamo a fare una squadra un po' almeno per non soffrire. Siamo d'accordo, mister? Assolutamente sì. Che cacchio, devo dire così casi, però, io. Quante partite hai visto? Due partite. Allora, quante partite avete visto? Due. Voglio, ma il prezzo era il buono alto, voglio 25 euro nella tribuna. Tutte le partite. Quello lì c'è la mia impresa. Quello deve riprendere, che è bello. Greg è padrone della sua area piccola. Il bar a chi sono più sicuro? Che succede? Guarda, mi dispiace che una persona per bene, rispetto come cliente, rispetto, però. Ma scusa, se tu hai io una sto visione. Dicendo, speriamo che l'anno prossimo. Non puoi capire, una mozione di servizio per essere in casa tua e lungo la giornata, che questo è quello che voglio fare. Calma. Calmiamoli perché sono un po' agitati qua. Un po' parecchio. Allora. È meticoloso tutto questo, però si è il fatto suo, cioè si è il fatto suo, sa lavorare tutto l'altro. È un buon allenatore? Per me sì. Un consiglio per Pasquale? Lavoro, serietà e professionalità in qualsiasi cosa, qualsiasi lavoro, serietà, professionalità, competenza e tutto così, certo. Se no non ti metti a essere un po' serio nella cosa, qualcos'altro. Nella vita. È chiaro, non si fa nulla. Nulla. Abbiamo finito? Posso? Come vuole. Se vuole possiamo stare ancora. No, ma devo scappare che devo andare a vigilare. Ah, allora buon pranzo.